Ciao ragazzi, buona giornata e buona domenica. Il video che ieri avete trovato nella presentazione di Toccare, di Felice Tagliaferri, non è quello in realtà che avremmo voluto mandare in onda. E allora andatelo a vedere in YouTube e il titolo è Mani come occhi. Ci siamo confrontati ieri insieme a Enzo, al regista, e abbiamo verificato che in realtà potevano esserci delle realtà a favore della RAI, giustamente. Mi sono sentito al volo con Felice e mi ha mandato il video che poi vi ho inviato. E quindi abbiamo fatto ascoltare, toccare e oggi vedere. Avete capito cosa stiamo facendo? Oggi con vedere ho invitato il fotografo Maurizio Gabbana. L'ho conosciuto tre anni fa alla prima edizione di Fruttamami di Rossella De Focatis. Non perdetevela, è la prossima edizione, ci sarebbe stata il mese scorso, chiaramente è stata rinviata per il coronavirus. Rossella mi ha confermato che ci sarà settembre-ottobre, comunque chiedetemi e vi manderò le ulteriori informazioni. Non perdetevela, sono due giorni fantastici con esperti, con medici, professionisti, interessante. Grazie Rossella, grazie, perché anche con lei ho portato avanti una fase di crescita della mia vita. Bene, Maurizio Gabbana, ve le leggo due cose, perché di Maurizio potremmo parlare veramente tanto. Cosa più importante, 1956. Cosa dire? Anno mitico. Vabbè, tralasciando questo, il suo istinto è un istinto allo stato puro nel fotografare. È motivato dal piacere del guardare, dello stupirsi e vedere il mondo, cercando di vivere la quotidianità. Predilige le architetture e si cimenta anche con la natura e i suoi fenomeni. Quando infatti ci siamo conosciuti in quell'anno, ho collaborato con Rossella anche lì come relatore, insieme anche all'amico Marco Missaglia, e ci siamo confrontati con Maurizio parlando di architettura, parlando di natura, come vuoi che non venisse fuori la possibilità di poterci conoscere e migliorare e potenziare questa amicizia, soprattutto sul discorso architettura e natura. Fibonacci, torna sempre. Bene ragazzi, vi lascio al video parlato da Maurizio, presentato da Maurizio. Grazie ragazzi, buona domenica. Dai, accorcio perché sennò diventano lunghi tempi. Bere acqua. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti, ciao. Buongiorno a tutti cari amici vegetariani, vegani, fruttariani. Sono felice di poter dare il mio contributo a questo gruppo, insomma. Io sono un fotografo, sono un artista e per me cosa significa vedere? Ve lo racconto a modo mio, col mio modo di vedere, con la mia filosofia. E, innanzitutto vedere è uno dei cinque sensi che credo sia inscindibile dagli altri quattro. Comunque il vedere è comunque mettermi a disposizione di ciò che ho di fronte, anche nello stato d'animo, come si diceva un tempo facendo il deserto. Tu e io e lui, io e lei, io e l'architettura, io e il cielo, io e tutto ciò che incontro. Tutto è come un'attesa, in attesa di essere guardato.
come se le cose che si incontrano, le persone che si incontrano, fosse in attesa, come se fosse una sorta di, come se fossero in attesa di essere guardato, come una specie di adonismo, no? Come se ci fosse una richiesta, e allora, in quel momento, trovando il silenzio dentro di me, facendomi attraversare da ciò che ho di fronte, da qualsiasi cosa, dalla bellezza, trovo il silenzio dentro me, facendomi attraversare appunto da quello che incontro. Approfondisco la conoscenza con lo sguardo, con l'osservazione, e vedo, come un po' come facevano i grandi maestri pittorici di un tempo, no? di tanti secoli, di qualche secolo fa, no? Osservavano, contemplavano, annotavano, amavano, vivevano il momento, anche con gli occhi chiusi, secondo me, osservavano, oltre che con gli occhi, attraverso la percezione uditiva, la percezione olfattiva. Tutto comunicava alla mente, che poi la mente è il terzo occhio, come dicono i fotografi, e con uno spirito aperto, aprendo gli occhi, si rivedevano, no? Quindi imparo a guardare tutto ciò che incontro e imparo a vedere, perché guardando vedo. Come dire, ascolto e scrivo. Ascolto, guardo nella profondità, vedo, e quel momento provo stupore. Ciao a tutti. Ciao.